Nome: Pininfarina. Nascita: 22 maggio 1930 a Torino. Segni particolari: linee leggendarie. Obiettivo da raggiungere: scoprire la formula che unisce ingegneria e design. Io sono Giada Giorgi e questo è Focus Insider, dritti al cuore della scienza. Come si combinano tecnologia d'avanguardia e design? Se la velocità è numero, precisione, calcolo, la velocità all'italiana non può fare a meno della bellezza, delle linee, delle forme. È un connubio tutt'altro che semplice da garantire, ma possibile. È per questo che siamo qui a Cambiano, nell'headquarter di Pininfarina, qui dove da 95 anni il matrimonio tra ingegneria e design è possibile. Andiamo a vedere come. C'è una parola che ci accompagnerà in tutto questo viaggio che è aerodinamica e c'è un'intuizione che risale a 95 anni fa. Ce la racconti? Bisogna ritornare un po' indietro nel tempo alla fondazione, al fondatore Battista Pininfarina, che intuisce prima degli altri l'importanza dell'aerodinamica. Questa resistenza all'avanzamento del veicolo per lui diventa un vincolo, diventa il primo vincolo. Ed è questa l'impronta Pininfarina. Considerare i vincoli come spunto, come opportunità per la definizione della forma. Fabrizio, io vedo dei disegni storici molto affascinanti. Che cosa sono? Come vedete, sono disegni molto precisi che venivano realizzati sulla carta da lucido, che servivano a dare ovviamente le informazioni a chi poi avrebbe dovuto costruire il modello tridimensionale. Io vedo un elenco. Sì, un elenco di dettagli. Quindi si parla di fari speciali, di speciali maniglie. Tutto questo parte dalla natura, perché Farina comincia a vedere le foglie che si muovono, le dune che si... Si dice che osservasse le dune del deserto, che osservasse i cumuli di neve, ne osservasse le forme, il trattamento delle superfici, questa purezza, questa fluidità. Sintesi forma-funzione significa anche semplificazione, significa rimuovere tutto ciò che è orpello, che non è necessario, e da questa semplificazione che arriva talvolta la bellezza senza tempo delle macchine Pininfarina. Battista Farina, perché Pininfarina? Perché Pinin in piemontese significa il più piccino, il più piccolo. Quest'uomo era il decimo di 11 fratelli, era chiamato il piccino, è diventato poi grande e si vede. Qui stiamo vedendo il nostro designer Yen, che ha preso un proprio bozzetto che ha disegnato a mano, che è stato il suo punto di partenza, ma adesso grazie all'utilizzo di Photoshop sta dando maggiore definizione al disegno, rendendolo più realistico e avendo anche la possibilità di creare delle iterazioni, che sono fondamentali al giorno d'oggi per offrire ai clienti la varietà di proposte che ci richiedono. Quindi il cliente richiede una proposta, Yen la disegna nei minimi particolari. Esattamente. La figura del designer deve riuscire ad interpretare con successo anche i movimenti del cliente. Quindi è in questo momento che design e ingegneria cominciano a parlarsi. Esattamente. E cosa si dicono? Tante volte il processo è positivo, altre volte il design cerca di proporre delle soluzioni innovative, ma la cosa importante è che tutti alla fine vogliamo arrivare a un processo di convergenza per cui il prodotto a cui arriviamo è il migliore possibile. E qui la tecnologia è andata avanti, io vedo una terza dimensione. Allora Giada, io qua sto cominciando ad impostare le tre dimensioni del progetto Pininfarina Battista. In questa fase qua io sono alle prese con un software che mi permette di gestire questo oggetto come se fosse un unico oggetto controllato da questi vertici di controllo. Quindi, per capirci, stiamo parlando di un modello matematico tridimensionale rispetto invece
ai disegni che ci ha fatto vedere Stefano prima, sì. E stiamo parlando di un'auto che viene in questa fase concepita come un unico blocco, però. Esatto, per agevolare anche l'interazione con i designer e con la progettazione, questa fase qua riusciamo praticamente a realizzare un modello 3D e controllarlo e modificarlo in continuazione a seconda delle necessità. Riusciamo ad accorciare molto i tempi rispetto a quello che era una volta la prima fase di costruzione del modello matematico. Cosa succede qui? Schermi, persone con dei visori, ma cosa state facendo? In questo momento stiamo visualizzando la Battista. Un attimo, la Battista, stiamo parlando dell'hypercar elettrica considerata una delle auto sportive più potenti al mondo, 1900 cavalli da 0 a 100 km orari in meno di 2 secondi, ce ne sono soltanto 150 esemplari al mondo. Marco, io però non vedo niente qua. Guarda, ti invito allora ad indossare il nostro visore. Dalla modellazione siamo passati a una visualizzazione e direi ad alta tecnologia. Esatto, e noi del Virtual Lab abbiamo ricevuto il modello 3D e l'abbiamo trasformato in un'esperienza, in questo caso in realtà mista. Come funziona? Io voglio un po' pigiare tasti, fammi capire cosa si può fare. Toccando con la tua mano un colore, puoi cambiare il colore della vettura. Rosso quasi focus, voilà, che meraviglia! Allo stesso tempo, se vuoi, posso attivarti una pedana girevole, così sì. Potrai vedere la macchina da varie angolazioni. Posso anche aprirti le porte, attivare diversi tipi di animazioni. Tutto questo serve a vedere nella maniera più realistica possibile il modello che è stato creato, giusto? Esatto, questo accelera molto il processo perché molte decisioni possono essere prese direttamente sul modello virtuale, senza bisogno di dover aspettare magari la fresatura di un modello fisico. No, ma adesso siamo tornati a Cambiano però. Siamo tornati a Cambiano perché ti invito a togliere la maschera, che vorrei mostrarti un altro tool molto importante che si chiama Cellula. Marco, mi devi spiegare tutto. È un tool molto importante nello sviluppo degli interni e ci permette di simulare ogni tipologia di vettura e, abbinato poi alla realtà virtuale, ci permette di abbinare sensazioni fisiche al mondo virtuale. E rispetto al passato che differenza c'è? Rispetto al passato abbiamo accelerato molto le tempistiche, perché adesso in pochi secondi passiamo da una city car a un hypercar. Una volta bisognava costruire un modello di interni dedicato alla tipologia di vettura e alla tipologia di cliente. Questi modelli si chiamano BAC e pensate, nelle prime fasi sono fatte di polistirolo, un bel salto di tecnologia davvero. Siamo a New York. No, adesso siamo in un'ambientazione cinese, stai guidando un SUV che si chiama Foxtron Model D. Ok. In questo caso la realtà virtuale ti permette comunque di vedere l'interno di questa vettura, di interagire anche col modello fisico. Come tu saprai, ogni macchina ormai è sempre più invasa da schermi che costituiscono una parte abbastanza centrale dell'esperienza. Siamo dentro Foxtron e questa qua è l'interfaccia grafica che abbiamo progettato per Foxtron. Quindi puoi controllare la musica, puoi interagire col clima e qua puoi anche interagire con lo schermo, sì. Puoi interagire sia toccando direttamente lo schermo e cambiando queste card, ma puoi anche interagire con quella manopola che vedi lì nell'ambiente virtuale, quindi ruotandola interagisci con lo schermo cambiando il volume. Che esperienza pazzesca, grazie Lorenzo. Ma io lì in quello schermo vedo qualcos'altro, che cos'è? Quella lì è una simulazione dei flussi aerodinamici fatti nella nostra galleria del vento. Nella vostra galleria del vento? La galleria del vento Pininfarina. E mi sa proprio che ci andiamo. Ma allora Francesco, prima di capire in quale parte della galleria del vento sono finita, mi devi dire a cosa serve una galleria del vento. Certamente, una galleria del vento è lo strumento per eccellenza di valutazione delle performance aerodinamiche di
una miriade di oggetti che possono essere anche molto diversi da loro. In particolare questa è una galleria del vento a circuito chiuso. Noi siamo adesso all'interno del circuito della galleria in cui il flusso è forzato a circolare all'interno di un percorso ben definito. Io vedo una rete. Esattamente. Un nido d'ape. Esattamente, hai proprio la parola giusta, nido d'ape. Questo nido d'ape è fondamentale, si trova in tutte le gallerie a monte dell'oggetto da provare, perché è quello che ci permette di trattare il flusso e renderlo il più possibile uniforme e privo di turbolenza. Quindi questo è il posto dove le auto, ma non solo, vengono testate dal punto di vista aerodinamico. Ma che vuol dire? Vuol dire che noi andiamo a valutare dei parametri specifici che ci permettono di capire quanto, nel caso di un veicolo, questo sia in grado di penetrare l'aria, quindi quanto sia in grado di minimizzare la forza resistente che si oppone al suo avanzamento. Bene, Giada, adesso ti porto in una delle mie parti preferite della Galleria del Vento. Dove stiamo andando? Guarda dietro di te. No, ma che meraviglia! Questo è un arco di 13 eliche che sono state aggiunte successivamente rispetto al design originale della galleria e ci permettono oggi di raggiungere 250 km all'ora. Ma qui io vedo altre porte da aprire. Questo è veramente il cuore della galleria. No, ma non dire che è lei. È proprio lei. È la Battista. Esattamente. È quella che abbiamo studiato, modellato fino ad ora con i tuoi colleghi. E adesso è ora di testare Questo gioiellino? Questa è la camera di prova vera e propria, è il luogo nel quale noi installiamo la vettura per eseguire i test aerodinamici. Questo tappeto mobile è fondamentale in una galleria del vento automobile perché simula il moto relativo tra la vettura e l'asfalto. Ok. Non averlo significherebbe falsarne le misure aerodinamiche, ottenendo quindi delle informazioni non proprio corrette. Ma io vedo una super elica qui. Esatto, questa è l'elica principale. In realtà questa che vedi davanti è un'ogiva. L'elica principale si trova a valle di questa ogiva. Come vedi, l'elica è formata da 29 pale molto strette e questo design è di derivazione sottomarina. Un'altra caratteristica importante è che è l'unica elica che si trova direttamente a valle dell'oggetto da provare e quindi ha richiesto molta più ottimizzazione rispetto a un'elica di una galleria convenzionale a circuito chiuso. Qui adesso stiamo impostando tutti i parametri per poter eseguire il test. Quindi abbiamo bisogno di veramente pochissimi minuti e siamo pronti a partire. Ok, allora facciamo che vi lascio un attimo lavorare perché ho visto qualcuno in camera di prova. Vado e torno. Vabbè. Dai. Simone Origone, ciao. L'avete riconosciuto? È l'atleta più titolato della storia nello sci di velocità. 16 World Cup, 6 medaglie d'oro, 2 d'argento, 2 di bronzo e 3 record mondiali. Ci sono in pista molti avversari, ma l'avversario più duro da battere è il vento. È l'aria. Voi immaginate, quando andate in macchina a 130 km/h, mettete la manina fuori dal finestrino, pensate a 250 km/h. Cosa quest'aria diventa sul corpo, è quasi qualcosa di solido, palpabile e chiaramente il nostro nemico e lavoriamo qua per migliorarlo. Lo sport che si serve di una tecnologia d'avanguardia, hai fatto tanti test, quali sono stati i risultati e anche i miglioramenti che sei riuscito ad ottenere grazie alla Galleria del Vento? Sì, i test qua nella mia carriera sono stati essenziali, il primo l'ho fatto nel 2005 e questo primo test mi ha permesso di fare poi il record del mondo l'anno dopo, ad aprile nel 2006. C'erano degli errori che hai corretto? La prima volta sicuramente era la posizione del sedere rispetto alla schiena, rispetto al casco. E questa qua avevo visto la posizione dei gomiti che sono state essenziali e questa è stata la prima cosa. Poi chiaramente venendo tante volte oramai lavori su dei particolari molto molto piccoli. L'ultima volta abbiamo visto qualcosa sulla posizione delle dita, neanche delle mani, no? Delle dita? E poi vai a vedere delle piccole cose, magari uno scarpone rispetto a un altro. C'è un progetto con Pininfarina e vediamo se riusciamo a migliorare ancora qualcosina. Quindi mi stai dicendo che sono in programma altri test futuri? L'obiettivo è quello di riprendersi il record del mondo, come è successo quando sono venuto qua nel 2005, riuscire ad arrivare a 256 km/h. E noi ce lo auguriamo e ti aspettiamo in pista. Grazie Simone.
Ok, quindi adesso siamo pronti a partire per eseguire il test di valutazione delle performance aerodinamiche della Battista. Innanzitutto impostiamo una velocità di prova, 100 km all'ora. Lo vedo qua? Esatto, okay. Quindi quella è la velocità impostata. E per prima cosa però andremo a azionare il tappeto mobile. Ecco fatto. Come vedete, eccolo lì. Il tappeto piano piano accelererà fino a raggiungere la stessa velocità del vento che abbiamo impostato. Una volta raggiunta la velocità, possiamo eseguire la misura. Mi parlavi prima di numeri. Esatto. Quali sono i risultati che possiamo ottenere? Generalmente al termine di ogni test noi abbiamo una reportistica automatica che sintetizza un po' i risultati, okay, attraverso dei parametri. Ovviamente abbiamo il coefficiente di resistenza, abbiamo anche un indice di valutazione della forza laterale eventualmente sviluppato da un oggetto. Questo è molto importante quando eseguiamo dei test in imbardata. E poi l'ultimo parametro è anche un'indicazione della forza verticale sviluppata dalla vettura, con anche un'indicazione di come questa forza è ripartita tra l'asse anteriore e posteriore del veicolo. Questo è molto importante soprattutto su vetture ad elevate prestazioni, perché questa distribuzione di carico ha degli impatti rilevanti sulla sicurezza e la guidabilità. Oh, per questione di privacy noi non vi faremo vedere i dati specifici e i numeri che sono usciti da questo test, ma l'importante era capire cosa si può ottenere nella galleria del vento. Direi proprio che l'obiettivo è stato raggiunto, siamo riusciti a capire qual è la vera formula che unisce ingegneria e design, velocità e bellezza. Io però ho un'ultima porta da dover aprire, la mia preferita. E noi a questo punto ci vediamo alla prossima puntata di Focus Insider.